Una festa in piena regola per l'inizio della nuova stagione sportiva 2023-2024 in Serie B della Green Volleyball Galatone. Squadra molto promettente con tanti sogni nel cassetto. Sogni grandi ed importanti come quelli della volenterosa proprietà e dei tifosi della Curva Sud che hanno accolto i propri beniamini con cori, fumogeni e striscioni. Nell'elegante palazzo marchesale Belmonte Pignatelli di Galatone si è tenuta la presentazione del roster e dello staff tecnico. Presentato anche il progetto Green Campioni per Natura. Sport, sostenibilità e benessere per la vita, queste le parole chiave. Durante l'evento poi sono stati annunciati, oltre al calendario sportivo, anche i partner commerciali, tra cui Telerama, media partner, presente con il caldo messaggio di saluto del presidente Paolo Pagliaro. Emozioni forti anche per la presenza del colonnello Carlo Calcagni, che ha raccontato la sua forte ed emozionante storia. Un progetto importante per la Green Volley Galatone in una bella serata di fine settembre. Sì, diciamo che siamo pronti ad inaugurare la nuova regular season che ci verrà protagonista anche quest'anno in questo campionato entusiasmante, quello della Serie B, con la speranza di migliorare i risultati ottenuti lo scorso anno. In più quest'anno c'è un progetto nuovo che ci vedrà coinvolti. Si chiama Campioni per Natura in quanto non ci vedrà soltanto all'interno dei palazzetti ma anche fuori, quindi ci saranno nuove attività che verranno diciamo, registrate fuori dei palazzetti e tutta la comunità può essere vicina a noi. Quindi Campioni per Natura è lo slogan che quest'anno inaugureremo. Diciamo. Da direttore sportivo, che squadra ha costruito? Beh, se si cerca sempre di fare il meglio, diciamo che abbiamo fatto un buon roster di categoria dove i giocatori dell'anno scorso sono rimasti due centrali, Papa e Musardo, c'è il libero Valerio Barone e poi c'è Costantino Garofalo che è colui che dà equilibrio alla squadra e con innesti che abbiamo fatto dell'opposto Chester che è sceso di ben tre categorie, siamo molto fiduciosi e poi c'è anche Filippo Boesso che è l'altro schiacciatore e il palleggiatore Victor Zivovinovic che sicuramente ci darà una marcia in più. Mister, cosa si aspetta da questa nuova stagione? Una casa che ci manca ancora, però l'abbiamo finalmente trovata, è già un primo passo, poi scherzi a parte speriamo di riuscire a mantenere le promesse e le premesse, speriamo di ripeterci anche se sarà difficile. Vista la passata stagione sarebbe buona cosa ripetersi se non far meglio. Intanto insomma, cerchiamo di iniziare nel migliore dei modi e strada facendo speriamo che le cose vadano sempre bene. Vengo sì da un'altra categoria ma comunque ho sempre da imparare da chi ho giocato qui tanti anni. Giocatori delle altre squadre non ne conosco, i palazzetti non ne conosco, quindi insomma, mi faccio aiutare molto anche dai miei compagni.